Se la raccontassi, nessuno mi crederebbe. Sembra quasi un'invenzione. Eppure, è andata proprio così. Ma quanto è strana la vita. Ma che buco? È pronto a mangiare! E che hai fatto? Pasta e fasulo che putghella io! Ma sono venuto a scusa, Ma che buono, l'ha fatta mamma! Sta apposta, allora, raga! Cavaliera! Aiz! Eccoci qua, tornati in diretta, cari amici di Radio Napoli, Mon Amour per tutti voi che aspettate questo momento da sempre. Vi lascio finalmente, ma solo dopo l'ultima fatica discografica del nostro mitico amico Massimo Masiello, all'estrazione in diretta del Lotto Nazionale. E se vincete, non dimenticatevi mai dei vostri amici e parenti. Che la fortuna sia con voi! E con il tuo spirito, Gianna, muoverimmi sito nonno dopo bene veramente. Che c'è roba di mio nonno? Mio nonno a me mi ha sempre aiutato. Ma non è che si sbagliate tu l'interpretazione sua? Ne esiste proprio. Tu lo sai, io sono il genio del lotto. A proposito, raccontami una volta il sogno, vai, vai. Una volta, sì. E te l'ho detto, era un sogno strano. Io sono stato male. Tu me lo fai raccontare un'altra volta. E che te costa? Muovete. Ricordo che era così reale che mi pareva vera. Prima ho sentito il bacio di una ragazza. Ma non mi sembra, è una sensazione troppo bella. Oh, una serie di cose strane. Io mi guardavo attorno e mi sentivo male. Mi piace come violina. A girare in cortile. E poi è arrivato uno. Stava seduto di fronte a me e tenevi il carte in mano. La verità, io mi credevo volevi qualcosa. Ma guascupo, quello tuo nonno è stato precisissimo. Sì, da me. Allora, il nonno fa 22, paterno fa 18 e il nonno tuo era paterno. Il bacio fa 8, ma rappresenta la passione che fa 19. L'albergo fa 36, a tartaruga, che io non so ci azzecchi da susurna, fa 64. L'orologio fa 58, la ruota fa 75, e a paura fa 90. Poi il nonno ha calato, o 3, o 5 e l'8. Ed è per questo che ho ideato un sistemino infallibile che solo una mente creativa come la mia poteva ideare. Ho creato una combinazione di numeri a seguire su tutte le ruote che si conclude con uno straordinario terno sulla ruota di Napoli che media una fin de Maradona. E tutto questo a soli 250 euro! Che? Media una fin de Maradona! Sono troppo forte! Sei troppo scema! E perché? Ah, mi dai 20 euro e tutto si scatena! Ma questo è il sogno definitivo, noi ci apparam, tu puoi dormire in coppa a quattro cuscini. Quali quattro cuscini? Quali quattro cuscini? Quello che ho capito è che tu ti sei giocato 250 euro. Una settimana di fatica da amici, no? Simone Gesci in si numero. Io, su sabato, non tengo manco i soldi per mia mangiare una pizza. E non da magna, ma buono. Non da magna. Non da magna. Sa da magna per forza la pizza. Fidi che li cosa all'angolo. E non butta. Sì.
Guarda qua, va. Guarda, questo mese dobbiamo pagare pure tutte queste bollette. Dobbiamo? Ma perché? Ma perché quando devi incassare devi e quando hai papà dobbiamo? Tu sei peggio di tuo nonno. Ah, se potrei portarla sulla mia Vespa. Ma ci saprei io che uomo che sono. E Caroni? Sembra se riesci a fare partita. E tu non ridi, no di licenza. Ma quando l'hai messo tu a me? Diretta all'estrazione nazionale del Lotto del 1 aprile 2010. Per la ruota nazionale, 15, 23, 30, 69, 72, Bari, 82, 12, 41, 74, 43, Milano, 73, 11, 57, 9, 69, Napoli, 3, 5, 8. 19, 90. Non riuscivo a crederci. Mio nonno non mi aveva abbandonato e mi aveva dato i numeri vincenti del lotto. Con quel terno sulla ruta di Napoli il 1 aprile del 2010 ho vinto 120.000 euro, ovvero lo stipendio totale di 10 anni di duro lavoro, la possibilità di rimettere a posto l'officina e starmene tranquillo per un po' lontano dallo stress quotidiano. Che avesse fatto voi al posto mio? Io ho conservato subito il biglietto nel portafoglio. Ho preso la cassa con i risparmi mensili, di cui una piccola parte l'avevo premessa per l'emergenza. E in quel momento riconobbi l'emergenza. Piero! Oh! 50 euro, sono per Fiorone. Il resto come ci bel gelato a tua figlia da parte mia. Grazie. Lunedì ti metto a posto tutta l'officina. E ti metto a posto pure a te. Ti faccio pure un contratto. Mi pareva pure pure. Allora, cosa? Oh. Domani. Apri tu. Perché io... Io stasera ho da fare. E che fa? C'ero. Oh. Un uomo che non segue il suo sogno. Non è un vero uomo. E che non è nessuno. Troppo bello, il cielo azzurro, l'aria mare, pure la gente mi pareva più simpatica. Marò come ero felice. Buongiorno. Buongiorno. Giornata. Ciao, Dominique, come stai? Come stai tu? Tu non ti sembra fresca, sì. Ti presento. Ciao. Anna. Piacere. Beh, vi volete accomodare? Cioè, che forza, sedetevi qua. Allora fammi sentire che tieni buono oggi. Oggi ci stanno. Per primo ci stanno pasta e fagioli con le cozze. E poi ci stanno di pacca al ragù. Buonissimo. Un po' di pacca. E poi pacca. Per secondo salsicce e friarielli. E poi ci stanno i polipetto. Affugato. No, per me è una pizza margherita. Che va? La pizza. La pizza. Sì. Ma poi allora fa una cosa. Fa due belli margheriti che mi passiona. Come sai tu? Tu lo sai, no? A me mi chiamavano il passionario. E davvero che vi porto? Acqua, grazie. Acqua. Per me già sai. La solita bibita. Mi servo subito. Certo, è bella coppia. Vado!
Due margherite al numero 7! Ossaccio, tu ma non mi credo. Ma è tutto questa scena, vero? È proprio come se l'avessi già vissuto. Ehi, Agenna, non cominciare. E ui, che non mi credo. Pasqua mi raccomando, bella cosa, bella cosa. Rigna le mozzarella. E a essere belli. Con mais. Sì, oggi capi. Ma che dici? No, ma se ci conosciamo da poco, praticamente. Non so quanto costa. A parte che ci conosciamo da una vita perché ti ci visti cresce. E poi solo perché faccio un meccanico ti pensi che non mi posso permettere. Io ti porto nella suite del Santa Lucia. La suite? Vuoi parlare con un uomo? No, ma hai vinto torno all'otto. Cioè no. È solo che tu però mi stai sottovalutando, scusa. Guarda che pure io tengo le mie risorse. Effettivamente. Ma poi chi ti dice che verrò? Nessuno a parte il sole. Senti, se tu vieni, lo fai troppo felice. Genna, io non so più una ragazzina. Mi tengo 30 anni. Madonna, la mia età ha bisogno di certezze. Pure voglio fare una famiglia, avere dei figli. Eppure se mi sono divertita con te in bestia. Io non credo più nelle favole. Poi con Valerio sto bene. Certo, non mi fa ridere quanto te. Però almeno lui mi può assicurare un futuro. Mi dispiace, Genna. È meglio che me ne vada. Aspetta, è la pizza. Non mi va più. Wow, no. E che figura in merda. Se mi libero con una scusa ci vediamo alle 6. Allora sai che facciamo? Ti porto prima a prendere un bel aperitivo sul mare, poi una cena romantica e dopo finalmente ce ne andremo nella nostra meravigliosa suite sul Golfo di Napoli. Vedremo. Ciao, Gemma. Ciao, Anna. Se n'è andata? Naraurins, chi non ti vuole, non ti merita. Come li massi ti mangi da pizza? Mamma mia. Ti faccio compagnia io. Anna, questi fiori sono per te. Questi fiori sono per te. Anna, questi sono fiori per te. Non è. Quando è l'ultima mattina? Oggi ho già cacciato un panino. Sicuro di aver cacciato un panino? Sì. Ma lo devi mettere ora. Chiudo pure la chiusura là. Metti una casa, va.
Ah, e ti sembra questo il modo di trattare una donna? Cioè, farla aspettare più appuntamento è gravissimo. Hai ragione, Anna. Scusami. Ma che ti è successo? Sembra appena uscito da un film di Mario Merola. Questi erano fiori per te. Ah, grazie. E dove li hai riciclati? Al cimitero di Poggioreale. Vabbè, dai, entriamo. Adesso ho fame e non mi voglio far vedere da queste parti. Dai, andiamo. No, no. Aspetta. Pensavo di fumarci prima una sigaretta. Qua? Non proprio. Seguimi. Non lo sapevo che fumassi. Sono tante le cose che pensavo. Certo che sei proprio un romantico. Però che freddo, eh? Si sa, visto. Che cosa? Anna, io dalla prima volta che ti ho visto mi sono innamorato di te. Eri bellissima. Un vero colpo di fulmine. Oggi, quando sei salita sulla mia Vespa e mi stringevi, io mi sono sentito come un re. È stato meraviglioso. Avevo preparato una serata stupenda. Ci credevo così tanto. Invece? Invece, Anna, io non ho più niente. Ho perso tutto. Stai scherzando? No, Anna. È la verità, credimi. Ma ti va di restare qua? O sai che faccio? Prendo due taralli, una birra e ci mettiamo qua seduti vicino al mare. Tanto vicino a un porto, l'unica cosa che conta è che Caietti stanno insieme. E la cena romantica, la suite, tutte bugie. Io ti ho creduto. Mi sono fidata di te. Che stupida che sono stata. Anna, ma è la verità, credimi. Ma guardati. Sei ridicola. Tu e quella tua stupida Vespa. Non ti voglio vedere mai più. Bisogna accettare la sconfitta e continuare ad avere una speranza. Altre volte la speranza non ne provi senso. Eppure io sentivo che il mio sogno lo dovevo realizzare veramente.
qualità, si ahorro che mi sale molto caro. Pobre, eres un pobre. Eso es lo que eres, un pobre. Y te recuerdo que te puedo decir, no te quiero ver más. No veía la hora. Desaparece. Te deseo el mejor fin de semana de tu vida. Gennaro mi bella, la vita non è mai come te l'aspetta, è un mistero continuo. E ricordati che un uomo che non segue il suo sogno non è nessuno. Oh no, buongiorno.